Allora, quello che faremo oggi in queste 3 ore è per la maggior parte esercizi. Quindi, nella prima ora vorrei trasformare questa cosa che abbiamo fatto l'altra volta, magari in qualcosa di più carino da vedere, ma al di là di quello, togliere flex e no. Togliere i float e utilizzare flex e renderla responsive sul serio, non come adesso come sarebbe su flex. E poi nella seconda ora, e appunto questo della prima ora sarà poi quello che farete anche in laboratorio mercoledì. E giovedì questo faremo lezione, ovviamente, è una di quelle che ci serve per recuperare. E nella seconda ora invece guarderemo e proveremo a utilizzare un framework CSS per fare un'altra versione di questa pagina, ma questa volta non scrivendo il CSS a mano da zero, ma appoggiandoci su un framework CSS esistente. Noi ne abbiamo scelto uno che ci permette di modificare il CSS sovrascrivendolo, ma ne esistono n milioni. Ok? Quindi, per prima cosa, vedete abbastanza? Devo aumentare lo zoom? Si vede? Un pochino di più. Se no qui c'è tanto spazio qui davanti. Così? Sì? Ok. Quindi, prima cosa che facciamo è praticamente cancellare tutto quello che non ci serve. Così partiamo da pulito. Potremmo quasi cancellare tutto in realtà. Ma sì. Anzi, tutto tranne la grandezza dell'immagine del post, che è l'unica cosa che davvero ci serve. Ok, e così abbiamo rotto di nuovo la pagina per quanto riguarda lo stile. Ora cerchiamo di ricreare lo stesso stile che avevamo, più o meno, ma non usando i float, usando flex. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto l'altra volta è prendere l'header e avevamo messo il div che raccoglieva i titoli sulla sinistra dello schermo o sulla destra, dipende da dove state guardando, e dall'altra parte i link a queste pagine, alcune delle quali non esistono. Quindi, se volessimo rifare la stessa cosa col flex, come faremmo? Abbiamo 3 ore, quindi possiamo farcela. Allora, qual è il contenitore flex a cui applichiamo? Body, header, div, nav. Basta. Ipotesi. Qualunque tipo di ipotesi, giusta o sbagliata che sia. Body, chi dice di mettere un contenitore flex su body? Sulle mani. Ma sì. Ok, chi dice di metterlo su header? Ok, perché non l'avete detto prima? Chi dice di metterlo su div? No, perché su div? La risposta giusta è header. Perché? Per due motivi. Uno, perché, come ricorderete dalla lezione di giovedì, se
Se noi lo applicassimo su body, il flex verrebbe applicato solo al primo ai figli diretti. Quindi header sarebbe, diciamo così, in una colonna e il main sarebbe in un'altra colonna, con tutto quello che ne contiene. E aside sarebbe in una terza spazio ancora. E il footer sarebbe in un altro spazio ancora. Con tutto quello che ne contiene. Quindi avremmo, come se avessimo quattro elementi. Uno header con tutto il suo contenuto, uno main con tutto il suo contenuto, uno aside e uno footer. Quindi se noi li mettessimo, per esempio, ben spaziati o centrati, avremmo qui l'header, qui in questa posizione più o meno il main, poi a fianco l'aside, poi ancora a fianco il footer, che non è quello che vogliamo, perché noi vorremmo avere l'header in alto, come era prima, in alto con a fianco sulla sinistra i due titoli e sulla destra i quattro link. Quindi non possiamo metterlo su body perché non otteniamo quello che vogliamo. Possiamo metterlo sull'header, come diceva qualcuno? Non sono le 8:30 del mattino, su, sono le 4 del pomeriggio. Possiamo metterlo sull'header? Sì. Perché possiamo metterlo sull'header? Lo stesso ragionamento che vi ho appena fatto io, provate a ripeterlo ma sull'header. E il div e il nav che sono casualmente le due parti che ci interessa disporre. Ok. Quindi noi abbiamo un header solo in questo... In questo esempio, quindi qui cosa andiamo a scrivere? Header, ok, e poi? Display flex. E un pezzo l'abbiamo fatto. Ok, e vediamo cosa succede. Quasi. Sono a fianco, bene, non sono proprio a fianco come vorremmo. Ricordate quale proprietà potremmo mettere per almeno qui distanziarli in maniera equidistante l'uno dall'altro, non lasciarli così allineati a sinistra. Justify content, sì. Allora, qui abbiamo... Opzioni, justify content, tu dici space around, voi dicevate space around, prima versione, adesso è zoomata, scusate, tolgo lo zoom, se no tutte le volte, quindi sì, ma ovviamente creiamo anche dello spazio a fianco, che magari è una cosa che vogliamo fare, oppure no, dipende da... E l'altro che avete detto? Con space between vengono, come era in origine, allineati ai bordi. Quindi se vogliamo ricreare in maniera simile quello che abbiamo fatto con i float, l'altra volta è più space between. E se voi guardate come vengono disposti questi elementi flex, il primo elemento è quello blu, e l'altro elemento è quello blu dall'altra parte, e in mezzo c'è lo spazio. E questi elementi hanno entrambi grandezza 1, ovviamente in base a quello che occupano, in quanto tale. Se volessimo magari fare il primo un po' più grande, o secondo un po' più grande, cosa potremmo fare? Flex. Dove? Nel div. Prima di tutto controlliamo se c'è solo un div, onde evitare, no. Quindi non possiamo scrivere div, perché sennò andremo a prendere anche quest'altro div, e se ce ne sono altri... anche eventuali altri div che ci fossero. In questo caso forse non ce ne sono. Esatto. Quindi non possiamo scrivere solo div, perché sennò prendiamo tutti i div. E header maggiore div, per esempio.
e della maggiore div, e possiamo scrivere flex 2, dicevi? Vogliamo fare la stessa cosa anche sulla nav? O una cosa simile anche sulla nav? Vediamo cosa succede qui intanto. Aspettate, che qua si è selezionato. Allora, così lo spazio in mezzo è in un certo senso sparito, dalla visualizzazione almeno. Però il primo adesso occupa tutto lo spazio che può, essenzialmente, e il secondo sta sempre nell'angolino. Proviamo a mettere la stessa cosa anche sulla nav, o quantomeno mettere sulla nav una proprietà flex. E vediamo se cambia qualcosa. Sì, direi, no? Sono un pochino più equilibrati e in teoria lo spazio occupato da questo è la metà dello spazio occupato dall'altro. Magari voi sul vostro schermo riuscite a vederlo, ma dovrebbe più o meno essere così. Perché senza quel flex 1 non funzionava? O non ottenevamo questo risultato? Esatto, perché non ha un certo senso un riferimento su che cos'è, quanto è grosso il resto. Allora il resto occupava poco e quindi flex 2 va a finire che occupa tutto. E noi in realtà quando scriviamo flex 2, se voi, adesso qui magari non si vede, ma se voi guardate nell'inspector del browser, io posso fare copia e incolla, quando scrivete flex 2 è come se scriveste, stessa cosa flex 1, è come se scriveste questo. Cioè, quando la pagina si ingrandisce, questo deve ingrandirsi due volte rispetto a quello precedente, flex grow. Quando la pagina si rimpicciolisce, adesso noi non l'abbiamo mai rimpicciolita, invece considera la proprietà 1, quindi consideralo monospazio. E poi c'è questa terza proprietà che è flex basis, che, la cui documentazione è veramente inutile, è imposta alla base del flex. Però per farvela vedere, dice imposta la dimensione iniziale di un flex item. Quindi quello che è messo a 0% vuol dire metti la dimensione di default iniziale, quindi prima di eventuali ingrandimenti o di eventuali restrizioni nella pagina. E il flex 2 applica automaticamente un ingrandimento, questo grow, questa crescita della pagina. Quindi questo quando scrivete flex 2 e anche quando scrivete flex 1, ottenete queste tre proprietà. Dove ovviamente con flex 1 la cosa che cambia è che questo flex grow va messo a 1. Invece che a 2. Okay? Però questo vuol dire che gli unici due figli dell'elemento flex, che è header, vanno messi uno il doppio dell'altro. Senza scrivere questo flex 1 ci manca in un certo senso il riferimento su che cos'è, su quanto è grosso l'altro. Ok? E così effettivamente la nav, la parte di navigazione è la metà dello spazio allocato all'altro. Ora, se voi ricordate come abbiamo fatto questo col float, qui lo facciamo con praticamente tre istruzioni. Senza dover giocare con i margini, senza mettere position absolute, eccetera. Quindi, ovviamente flex è un upgrade rispetto a quello che si poteva fare con i float.
Ok, poi qui cosa avevamo? Avevamo anche il colore di sfondo, giusto? Rimettiamocelo. E che colore di sfondo mettiamo? Ormai lui l'ha detto i colori di sfondo. Non era acquamarina, però... Cos'è che era? Non era neanche l'ex blu, ma non importa. C'è lo sfondo. Vedete che adesso abbiamo applicato lo sfondo, a differenza di quello che facciamo con float, che poi dobbiamo mettere position absolute, altrimenti lo sfondo non si vedeva. Qui lo sfondo si comporta in maniera semplice, in maniera facile, come ci aspettiamo. E per cui, se vogliamo, possiamo, ovviamente questo è attaccato al bordo, potremmo decidere che questo, per esempio, ha un padding left di un rem, per esempio. Potremmo decidere di spostarlo un po' dal bordo, se volessimo. Quindi tutte le altre proprietà classiche, in un certo senso, di... che abbiamo visto continuano ad applicarsi. Quindi possiamo poi giocare con i margini, gli spazi, esattamente come facevamo prima. Forse era questo. Poi basta. Era light sky blue. Sì, stava meglio l'altro però. Onestamente. Ok. Ok, ora. Facciamo la stessa cosa sul contenuto. Usiamo flex per mettere, fatemi andare su con la barra, usiamo flex per mettere il corpo sulla destra e la side sulla sinistra, come era prima. Sì? Quindi, chiudiamo un attimo questo header, e qui abbiamo il main e la side. Dove applichiamo il flex? Dove applichiamo display flex? In questo caso? Sento qualcuno che bisbiglia main, ma la side è fuori dal main, quindi... Conviene fare come dice lui, no? In questo momento, se non vogliamo modificare l'HTML, non possiamo... Non abbiamo un posto bello come l'avevamo con l'header per applicare il flex, perché l'header era il contenitore di div e nav, quindi era già fatto nel posto giusto. E noi non ce l'abbiamo, questo stesso contenitore, per il main e la side, perché sono allo stesso livello, non sono uno dentro l'altro, e non c'è un contenitore comune. Il contenitore comune è body, ma torneremo al problema di prima, che noi non abbiamo fatto, ma con flex si potrebbe gestire, bisognerebbe gestire però gli a capo. Quindi il header poi deve andare a capo dopo il main, probabilmente l'header comunque dovrebbe avere dentro un altro display flex, se no non riesce a disporsi bene, o usare altri meccanismi, il grid, il float, eccetera. Quindi, se noi volessimo lasciare il flex sul header esattamente com'era, una cosa che potremmo, e non stare a impazzire col body, con i wrap a capo, eccetera, una cosa che possiamo fare è creare un div che racchiuda sia il main che la side. Ok? Poi mettiamogli un po' di indentazione e salviamo. Perché un div e non qualcos'altro? Perché non una section? O non lo so, un altro elemento più semantico del div? Perché il div qui va bene? È una buona scelta. Perché è più generale fochino?
la cosa più neutra che abbiamo, sempre perché è più generale? Pochino. Perché non stiamo elemento un nuovo elemento semantico, non vogliamo dare un nuovo significato al main e la side, vogliamo solo tenerli insieme, in qualche modo. E quindi il div in questo caso va bene. Non stiamo definendo che quella sarà la nuova sezione della pagina. Non stiamo aggiungendo significato, stiamo dicendo ci serve un contenitore perché sennò non funziona. Da un punto di vista puramente visivo, non da un punto di vista di significato della pagina. Quindi un div va benissimo. Dato che questo è l'ennesimo div che creiamo, magari stavolta gli diamo una classe che chiamiamo container, per esempio, e usiamo direttamente la classe invece di andare a dire che questo è il div che sta dentro body. Ok, quindi facciamo un div che ha una classe container e in più se volessimo riutilizzare questo stesso display flex con la sua proprietà da un'altra parte su un'altra pagina avremo già la classe fatta. Non importa se quello sarà un div, se quello sarà uno span, se quello sarà una section. C'è una classe che ci dà un contenitore flex, sempre. Quindi è anche comodo averla. Cosa scriviamo in questo div, in questo stile del div? Display flex. E? Justify content, perché sennò succede quello che succedeva prima, che stanno tutte e due allineati a sinistra. E? E? Cosa scriviamo qui su Justify Content? Cosa scriviamo? Flex Start? Sì? Proviamo? Dove è finito il div? Flex start può andare bene, occupa tutto il primo elemento occupa tutto lo spazio che ha e il secondo è sempre schiacciato dall'altra parte. Ora, prima di sistemare gli spazi, che ovviamente è una cosa da sistemare, sono sbagliati. La barra laterale deve stare dall'altra parte. Siete d'accordo? Avete sentito? Flex direction, row reverse. Allora, di default, la direzione del flex nella parte principale, che è quella su cui si applica justify content, è row, è una riga, come questa, in quest'ordine, nell'ordine in cui gli elementi appaiono. Se vogliamo invertire la riga, scriveremo semplicemente che la direzione non è più quella della riga normale da sinistra a destra, ma è quella della riga al contrario. Quindi prendendo l'elemento di destra e mettendolo a sinistra e viceversa, quindi invertendo tutti gli elementi sulla riga. Il primo a sinistra diventa l'ultimo a destra e viceversa. Ok, adesso però dobbiamo dare di nuovo un po' tutto schiacciato. Come facciamo a non schiacciarli così tanto? Qualcun altro? Nessuna idea? Sì? Si può aggiungere il padding e lì separiamo un pochino, o anche un po' di margine se si vuole, però questa colonna qui rimane sempre molto compatta, no? Cioè, ci sta un primo titolo, primo sta su una riga, titolo sta sulla seconda, potremmo anche fare una colonna un pochino più larga, proprio la colonna al netto del padding e dei margini. Possiamo restituire lo spazio come ho fatto prima. E in che senso, scusami?
flex, ok. Sì, perché l'altra cosa che potremmo fare, per esempio, sì, quello anche, e per esempio potremmo usare qui qualcosa di diverso da flex start, no? Per esempio con space between, di nuovo, non cambia niente in questo caso, no, potremmo provare a giocare, ok, in questo caso non cambia niente con tutti questi, perché il secondo elemento potremmo anche, credo, non metterlo, e justify content, perché il secondo elemento occupa tutto lo spazio che ha, quindi potremmo, come ho detto prima, come ho fatto prima, andare a giocare con i flex. E che cosa abbiamo? Abbiamo una side, ed è l'unica side che abbiamo, e abbiamo un main. Quindi proviamo a fare come ho fatto prima. A side, tanto è l'unico che c'è, e gli diamo flex 1, e main gli proviamo a dare flex 2. E proviamo a vedere cosa succede. Meglio? Sì, ci va bene, vogliamo cambiarlo. Andrebbe anche bene? Andrebbe bene anche 1-3. Come viene con 1-3? Questo occupa 3 volte lo spazio dell'altro. Oppure, sì. O anche così. I flex non sono necessariamente numeri interi. Questo vuol dire che questo occupa 4 volte lo spazio dell'altro. Che diventerebbe ancora più piccola. Quindi si può giocare anche con i numeri, con la virgola. Ma 1-3 ci può andare bene come spaziatura. È come scrivere 1-4. 0,5,2 alla fine, ok, e adesso abbiamo 1,3 e poi abbiamo il footer prima era clear both perché c'erano i float left e right, adesso non li abbiamo più e quindi non abbiamo più bisogno di cancellare di pulire i float, perché è già fatto, non essendo più nel contenitore flex, è già nel comportamento di default block, quindi sta già occupando lo spazio in maniera analoga a quello che facevamo fare prima. Ok? Poi prima c'erano anche tutti i bordi tratteggiati che possiamo evitarci, e in questo caso potremmo mettere magari uno sfondo sulla barra laterale, giusto per vedere dove finisce. E che colore era prima? Mettiamoci a Alice Blue. No, mettiamone un altro. Non mettiamo acqua marina. Mettiamo un light qualcosa. Non mettiamo un light salmone. Bene che vogliamo vederlo, però. Volevo cercare un grigio leggero, ma c'è un light gray, sì, però mi sa che è troppo poco light. Però possiamo fare così. Così vediamo anche questo. Allora, quelli erano i colori predefiniti, ovviamente. Ma ci sono altri due modi per definire i colori in CSS. Uno è questo. RGB, aperta parentesi,
Il valore di R, il valore di G, il valore di B. Sapete cos'è RGB? Sì, ma che cos'è? Non è cosa significa ogni lettera. Che cos'è? Come... No, questa è una funzione, sì sì, certo, ma RGB nel mondo al di fuori della programmazione, che cos'è? È una scala di colori. Sì, passo indietro. RGB è una scala di colori. È una scala di colori percettiva. Nel senso che i colori sono tutti percettivi. Su questo siamo d'accordo. Per cui questo blu che c'è qui, se noi spegniamo la luce della stanza, ci sembra diverso. Perché la nostra percezione del colore è influenzata dalla luminosità, no? Non serve che lo proviamo, penso. Questo blu cambierà colore, sembrerà più scuro, più chiaro in base alla luminosità dell'ambiente, se lo schermo non si adatta alla luminosità, come penso in questo caso. I colori sono percettivi, sono individuali, in un certo senso, no? RGB mette insieme le intensità di colore del rosso, del verde e del blu. E quindi rappresenta un certo numero di colori che in informatica mettiamo su scala 256. Quindi da 0 a 255 per il componente rosso, per il componente blu e per il componente verde. Un'altra scala di colori che conoscete? Quella della stampante, sì. Che è? C'hanno magenta, giallo e nero. E C, M, Y, B. Che ottiene più o meno gli stessi colori dell'RGB, sempre mischiando dei colori pseudoprimari. E poi ci sono altre scale, poi la chiudiamo qua con le scale di colore, che si dice che sono più resistenti alla luminosità. Nel senso che non definiscono un colore partendo dai colori esistenti, come queste qui, che mischiano colori. Cioè, in un certo senso l'RGB è un qualcosa di simile, aprendo delle tempere rossa, verde e blu e mischio insieme e ottengo il colore. Come concetto è molto più simile a quello. Queste scale invece sono resistenti alla luminosità e per esempio una scala si chiama HSV. Sapete cosa possono essere HSV? Non sono colori, ma generano colori. Hue, saturation e value. O in italiano tinta, saturazione e valore, che in realtà non ha. Non so se questo lo sapeva o è stato Google, ma comunque è giusto lo stesso. Non è importante. Queste sono indipendenti dalla luminosità, perché la tinta è la tinta, è il colore. E in base alla saturazione che si applica al colore, la tinta è il rosso puro. E in base alla saturazione che si applica al colore, il rosso può essere più chiaro o più scuro. E quindi, se uno vuole essere più resistente alla luminosità, qui non può con l'RGB, perché sono colori, li mischi insieme. Nell'altro si può mantenere la tinta, si può dire tutto quello che ha una certa tinta. E non mi interessa qual è la luminosità della stanza, per esempio. E quindi, per esempio, in computer vision o in image processing è possibile con quelle scale HSV dire ok, questo è blu, io voglio tracciare questo blu all'interno di un programma e non mi interessa se questo blu sia più chiaro, più scuro, la luminosità cambia o non cambia, o all'interno di una stanza. Voglio tracciare questo tappo rosa qua di questa bottiglietta. Con RGB non posso farlo, perché se spengo le luci cambia rosa. Con HSV sì, perché questo rosa sarà sempre una tinta di rosa. Ok? Fine della parentesi sui colori. Questo è un modo per definirlo in cui abbiamo messo, in questo caso grazie a Visual Studio Code, questo è Visual Studio Code, non lo fa CSS da solo,
abbiamo messo 231, 231, 231 per questo grigio, il nero è 000 e il bianco è con i numeri 255, 255, 255. Un altro modo per definire i colori è quello che stava dicendo lui, e in esadecimale, che si scrive come cancelletto seguito da 6 numeri in esadecimale. Quindi, ho scritto 6? Sì. Questo è il nero, beh, Visual Studio Code ci mette anche il quadratino, e FFF è il bianco. Quando la seconda tripletta è uguale alla prima, si può anche scrivere solo 3. E lui lo espande su 6. Se ovviamente la seconda tripletta di valori è uguale, se no no. E poi beh, sempre Visual Studio Code ci permette di cambiarlo, ma credo che lui torni nella versione RGB. Però, dati questi valori RGB, è possibile generare il codice esadecimale corrispondente. E questi sono i tre modi in cui si definiscono, principali in cui si definiscono i colori. Quindi o usando un colore default, o usando RGB, o usando un valore esadecimale. Qui era 231, in realtà, che è un pochino più chiaro. Facciamo anche 240. Ok. Così vediamo anche quanto spazio occupa, potremmo decidere di cambiare il padding, il margine, potremmo anche fare altre decisioni più estetiche. Ora, fatemi fare una modifica alla pagina HTML, che è quella di togliere il footer. Fatemelo commentare così. Non lo cancelliamo. E poi bisogna togliere questo però. Ok, quindi rimane commentato, rimane nella pagina, ma non viene renderizzato, essenzialmente. Quindi facendo ispezione elemento lo vedremmo. E fatemi anche duplicare questo articolo. Non importa che in questo momento sia uguale, tanto non ha un ID, vero? No. Allora, vedete cosa è successo al colore di sfondo? Che è andato fino in fondo, da solo. Se voi provate a fare una cosa del genere in quello col float, non andava fino in fondo. Rimaneva nella grandezza in cui era la barra laterale. E bisognava a mano andargli a dire che l'altezza di quella barra laterale doveva essere uguale almeno alla vista, alla viewport, quindi 100 VH. Con il float questo lo abbiamo gratis, in un certo senso, nel senso che questo si espande fin tanto che si espande l'altra colonna del float, del flex. Quindi questa è un'altra differenza, visto che gli sfondi in genere si usano, tra la versione con e senza flex. Ok, ora ritorniamo alla versione di prima, con solo un articolo e col footer, così abbiamo di nuovo tutto. Ok. Ora, ma questo è quello che alla fine possiamo fare col flex, no? Gestire il layout. Poi se vogliamo per esempio spostare questa immagine tutta a destra, lo faremo di nuovo col float, come lo facevamo prima. Quindi float continuano ad essere utilizzati, ma non tanto più per il layout, in quanto abbiamo grid, flex che ci permettono di farli, quanto per spostare gli oggetti dove vogliamo. Quindi se questa immagine vogliamo metterla tutta a destra, potremmo, con un float all'interno di questa cella, diciamo così, del flex.
Ora, proviamo a rendere questo responsive. Cioè, cosa vuol dire? Che se noi adesso riduciamo questo, tutto viene ridotto in proporzione e a un certo punto, quando la finestra del browser non mi fa restringere più di così, con questa risoluzione, si ferma, però è tutto ovviamente schiacciato. E fatemi tornare grosso. Se volessimo, se andiamo su ispezione elemento, ve l'avevo già forse anche detto, c'è la possibilità di emulare come apparirebbe su uno smartphone. E quindi, per esempio, se noi dicessimo che non lo so, su un iPhone XR o su un Pixel 5 apparirebbe così. Che zoom o non zoom è illeggibile, essenzialmente. Possiamo metterlo anche al 100%, manca al 125, ma mettiamolo anche al 200. Cioè, questa è la schermata del telefono, di un Pixel 5, non so quanto dice, 300, no, 400 pixel per 900, quindi 400 pixel. Ovviamente è tutto molto piccolo. Scala in proporzione, ma è tutto molto piccolo. Quindi l'altra volta, giovedì, abbiamo detto, possiamo usare che cosa per rendere il tutto responsive e quindi adattare la pagina alla dimensione? Come si chiamava quella cosa che possiamo usare? Sì, come si chiama quel chiocciola media? È quello. Sì, più forte? L'avete detto, credo. Media query. Quelle si chiamano media query. Quindi possiamo scrivere, fatemi togliere questo così vediamo di nuovo più grande. Possiamo scrivere nel CSS, per esempio in fondo, chiocciola media, poi volendo ci suggerisce anche qualcosa. E se ricordate ci possono essere più parti che mettiamo qui, possiamo non mettere niente e dire che tutto quello che scriveremo dopo si applica a tutti i media, che sono, adesso, in questo momento, sono? No. Quando è di default, lui scrive media screen. Noi potremmo togliere screen e lui come se mettesse all. Che cos'è questo all? Screen, ovviamente, che sono lo schermo, e l'altro media? Print. Quindi applica quello, applica questo che andiamo a scrivere a con queste proprietà che andremo a scrivere, con queste condizioni anche che andremo a scrivere, a tutti i tipi di media, che in questo momento sono lo schermo e la stampante. Tipicamente non c'è scritto niente, perché va bene sull'all, e a volte si vuole scrivere media print per far apparire qualcosa quando stampato in maniera diversa, per esempio togliere i colori. Quindi media lasciamo pure tutti e poi rendiamolo responsive. Quindi dobbiamo dire che, per esempio, questa è la versione desktop che abbiamo fatto, diciamo che su tablet va bene uguale, vediamo come apparirebbe, se c'è un tablet qui. Sì, mettiamolo per così. Diciamo che su tablet orizzontale può andare bene, possiamo farcela andare bene, però su smartphone no, ovviamente no, perché occupa un terzo della pagina, dello spazio dello schermo. Quindi quello che potremmo dire è che dalla dimensione dello smartphone, dello schermo dello smartphone in giù, vogliamo cambiare qualcosa. Come diciamo dalla dimensione dello smartphone in giù? E poi?
Quindi diciamo Max White. Adesso 800 pixel è troppo perché abbiamo detto che lo smartphone è grosso, facciamo 600. Dato che lo smartphone, quello lì era 393, quindi 500-600 è un valore più ragionevole. Ok. Se volessimo anche specificare che questo si applica solo allo schermo e non alla stampante, come faremmo? Però se scrivo screen, no, mi dà errore, mi dice che si aspetta una parentesi graffa. Qui, ma non si può perché c'è già dopo, e poi ci serve questo max width. Sì, qualcuno l'ha detto, lo dico più forte. End. È come se fosse un'altra condizione. Quindi quando il media è lo screen e la dimensione massima è 600 pixel, allora applica tutte le regole che andremo a scrivere qua dentro. Qui se ne può scrivere anche più di una. E qual è un altro modo che possiamo usare invece di max width al 2022, che è supportato da quasi tutti i browser? Sì, adesso c'è solo un valore, non c'è un intervallo, però fare width minore di 600. Cioè il massimo è 600, quindi tutto quello che è più piccolo è 600, che funziona anche con gli intervalli, eccetera, ma non con tutti i browser ancora. Quindi questo è il modo legacy che continua a funzionare, e l'altro funzionerà per tutti fra qualche tempo. Per ora, ok, cosa facciamo quando lo schermo è più piccolo di 600 pixel? Come cambiamo la nostra pagina? Così non possiamo lasciarla, no? Abbiamo detto che non si vede un tubo, quindi... Dimmi cosa... Prima pensiamo come vogliamo che appaia, poi come la facciamo. Quindi questo metterlo... qui. Spostare tutto su una colonna e mettere niente perché in realtà siamo già nella direzione. Spostare tutto su una colonna. Ok. E come lo facciamo per spostare tutto su una colonna? Ma ce l'abbiamo già, cioè tu dici. E gli elementi cosa sono in realtà? Però il leader ci infastidisce tanto? No, in realtà non tanto. Più i contenuti, in effetti. Il footer anche non è che è lì, è piccolino, non è che... Possiamo usare lo stesso div che avevamo già prima, che abbiamo chiamato container come classe, no? Quindi potremmo dire che container... Come deve cambiare? Flex duration column. Cioè gli diciamo che invece di andare in riga al contrario, va in colonna. Ovviamente se noi facciamo refresh qui non capita niente, perché questo ha una risoluzione di 1920, che è più grande di 600. Per vedere se capita qualcosa, o apriamo l'emulatore, oppure restringiamo la finestra, vedete che a un certo punto si passa da due colonne a una colonna sola. Che è quello che volevamo. Poi potremmo dire che questa immagine, per esempio, potrebbe stare un po' più grossa, quando siamo... in una risoluzione così piccola, perché è un francobollo. E questo è un modo. Un altro modo per farlo senza usare flex? Se io qui non volessi usare niente che ha a che fare con flex, come potremmo farlo? Quindi questo è valido, questo va benissimo, questo è un modo 1. Fatemelo commentare. E questo funziona perché? Perché questo va a sovrascrivere questa istruzione qui. Solo questa istruzione qui. Quindi il container avrà sempre display flex. Perché nessuno gliel'ha tolto.
ma invece di avere row reverse, questo sovrascrive il row reverse in column. Ora, se noi non volessimo usare flex, come potremmo fare per ottenere lo stesso risultato estetico, visivo? Un display? Un display block, un classico display block, cioè riportare tutto nel mondo pre-flex. Perché tanto, quando non c'era nessuno stile, erano già messi in colonna. No? Quindi se noi qua scrivessimo display block, qui grosso non cambierebbe niente, ma riducendolo sparirebbe flex e tornerebbe come era prima di mettere lo stile CSS, perché era così prima che mettessimo lo stile CSS. Questa è un'altra alternativa, non usiamo flex, visto che in realtà non ci serve, e ripristiniamo il modo normale di visualizzare il div col main, con la side, con la lista, che è block. Quindi scegliamo quello che preferiamo. In questo caso questo funziona perché va a sovrascrivere questa proprietà, display flex. E l'altra, flex direction, in realtà rimane, però non ha più significato perché con un display block non si può applicare una proprietà flex direction. Ok, ora aggiungiamone un'altra. E possiamo farlo all'interno dello stesso, della stessa media query. Quindi dentro la media query possiamo mettere più regole. Se io volessi far sparire la barra laterale, quindi avere solo praticamente avere questo, adesso fatemela cancellare temporaneamente, e fatemela ritrovare, ovviamente, dove è finita. Ok, però è troppo piccolo. Io vorrei avere praticamente questo. L'articolo e il footer. Ed è l'articolo footer. Ma solo nella versione piccola, non nella versione grande. Nella versione grande vorrei che rimanesse tutto. Come facciamo? Allora, due ne ho sentite. Una dice mettiamo display non quando si rimpicciolisce e l'altra dice visibility. E un content hide. Proviamoli. E questa era la side, giusto? Sì. Allora, proviamo prima di tutto con visibility. Visibility cosa scegliamo? Beh, non visible. Collapse o hidden? Collapse. Salviamo, facciamo refresh, qui rimane sempre tutto com'era. No, nel senso che sì, è sparito, non si vede più, ma lo spazio ce l'ha lasciato. Quindi in questo caso visibility non è una buona scelta. Anche se avessimo scelto hidden, il risultato sarebbe stato lo stesso. Perché con questo tipo di visualizzazione, collapse e hidden fanno la stessa cosa. Solo in un display table, collapse davvero fa sparire lo spazio. Quindi niente visibility. L'altra alternativa che abbiamo detto, è in realtà quella giusta, o meglio, quella che in questo caso funziona, che è display none. Display none toglie l'elemento, non l'elemento HTML che quello rimane, ma applica nessun tipo di visualizzazione, nessun tipo di display all'elemento, quindi sparisce dalla pagina visibile. Quindi questo nella versione piccola, nella versione smartphone, ovviamente non si vede più, appena allarghiamo di nuovo lo schermo, ricomincia ad apparire, appena superiamo i 600 pixel. Quindi fino a 600 pixel c'è, a 599
in giù, sparisce. Quindi noi possiamo mettere più query all'interno della media query e potremmo anche avere più media query, ovviamente. No? Potremmo definire cosa succede sotto i 600 pixel, potremmo definire cosa succede tra i 600 pixel e i 1000, e tutto il resto, sopra i 1000, è il default. O potremmo definire cosa succede per il print, indipendentemente dalla risoluzione. Quindi media query diverse possono darci comportamenti diversi, sovrascrivendo i comportamenti definiti nel resto del file. Ok? Domande? Ok, e questa è la versione semplice, diciamo così, di quello che vi si chiederà di fare nel laboratorio di mercoledì, in cui vi si chiederà di buttare via float nel vostro social, quello che è, e di applicare flex e di applicare le media query per rendere la vostra pagina responsive sia a livello di tablet, quindi con un max e min o con un range, se usate Chrome e Firefox, su desktop, sia a livello di smartphone, quindi in maniera analoga a quello che abbiamo fatto adesso, quindi con qualche elemento che sarà da spostare, da cancellare, da cancellare come display non, oppure solo da spostare all'interno della pagina, da ridistribuire all'interno della pagina, utilizzando quello che abbiamo visto finora di Bootstrap, di CSS, ok? Ok, prima di fare una pausa, fatemi spendere 5 minuti di numero su due slide che abbiamo lasciato l'altra volta, ma solo di numero, che erano queste. L'altra volta eravamo arrivati a dire esistono layout per design responsive più o meno standard, per cui su desktop una cosa che per esempio può capitare è che noi abbiamo l'header, magari abbiamo tre feature, tre cose in evidenza, poi abbiamo un'altra barra, poi abbiamo un contenuto. Sul tablet il contenuto finisce sopra, visivamente finisce sopra, magari c'era già nell'HTML sopra, e sotto abbiamo le quattro feature, le tre di prima più la registrazione. E su mobile invece quello che tipicamente facciamo è mettiamo tutto in colonna, come abbiamo fatto adesso, e eventualmente con un menu collassato che schiacciando si apre e occupa lo spazio in sovrapposizione per cambiare pagine, eccetera. E questo è dove eravamo arrivati giovedì. E ora, quello che tipicamente si fa in molte pagine web è dividere la pagina, anche in pagine web che esistono, se prendete un sito, e la pagina web è tipicamente divisa in una griglia. Non necessariamente una griglia come un elemento CSS grid, no? Ma logicamente con una griglia. Cioè, ogni elemento della pagina web occupa un certo numero proporzionato di queste colonne ipotetiche, immaginarie, in cui può essere divisa la pagina. Quindi in questo caso, per esempio, l'header e il footer occupano tutte le colonne che hanno a disposizione e questi due elementi a lato occupano tre colonne, rispettivamente. Questo su righe diverse, ovviamente, questo invece su più righe, se lo immaginiamo come una griglia, avremo anche le righe dall'altra parte. Questo non è tipicamente fatto col grid, si può anche fare col flex, si può anche fare in un altro modo, ma è un concetto, diciamo così, logico per dividere la pagina. Se io riesco a dividere la pagina tipicamente in 12 colonne, a quel punto posso dire un elemento quante colonne usa. E se queste colonne diventano più piccole, più grandi, in base alla dimensione della pagina, il mio elemento si adatta automaticamente. E allo stesso modo posso definire un concetto di riga, in cui andare a dire
una riga è alta x, o una riga contiene questo, e quindi se a un certo punto voglio far sparire un'intera riga, potrei farlo. Quindi è una sovrastruttura che tipicamente, soprattutto che molti siti e anche molti framework CSS utilizzano. Dividere la pagina in 12 colonne è un numero a scelta di righe, a scelta dello sviluppatore, la cui grandezza è 100%. Così invece di andare a dire questo mio elemento deve occupare il 50% dello spazio o il 25% dello spazio, dirò il mio elemento occupa 6 colonne, che è il 50% dello spazio, oppure 3 colonne, che è il 25% dello spazio. Quindi non ragionerò più in termini percentuali, ma in termini di colonne. E in più ogni colonna può avere i suoi margini, i suoi padding, eccetera, dando un po' più di flessibilità rispetto a lavorare direttamente con le percentuali. Poi si ottiene ovviamente lo stesso risultato. Questo concetto è ampiamente utilizzato da vari framework CSS, quindi librerie, che hanno al loro interno una serie di template, una serie di componenti, una serie di stili già fatti che si possono utilizzare e personalizzare. Come vi dicevo qualche volta fa, praticamente nessuno, se non qualche web agency, ma anche loro, in realtà non più, quasi nessuno scrive un CSS interamente da zero, ma hanno un qualche sistema di template, un qualche sistema di una libreria, eccetera, che gli dà alcuni elementi strutturali su cui possono costruire. Quindi anche una web agency può avere un suo, magari interno, che si è costruito framework CSS, una sua libreria, che dice che okay, il bottone sarà sempre così, o avrà questi 5 stili che scegliete, oppure si può cambiare il colore, ma i bordi sono già fatti, l'ombra è già fatta, eccetera. Allora, noi non siamo una web agency, non ci siamo costruiti un framework, una libreria, ma ne useremo uno di quelli che esistono, uno degli N che esistono, e in particolare useremo, e avrete anche un laboratorio settimana prossima, su Bootstrap, che è uno dei framework CSS e JavaScript che esistono e ha già un layout, un modello di layout su colonne, tipo questo, e ha anche alcuni elementi già fatti, pronti all'uso. Un bottone, un pop-up, un menu laterale che si apre, un menu collassabile, ed è già pronto in un certo senso per essere responsive. Quindi ha già una serie di media query di default che ci permettono di passare per i suoi elementi dalla versione, diciamo così, di default, desktop, a una versione sempre di default, ma tablet o mobile. La cosa, in questo caso, utile per noi di Bootstrap è che da una parte ci dà una serie di componenti già pronti e di elementi stilizzati già pronti, quindi il layout ce l'ho già fatto. Noi dovremo applicare delle classi CSS per dire quante colonne vogliamo occupare con un certo elemento, quindi il header occuperà tutte le colonne, perché sarà 100%, quindi non andremo più a manipolare a mano il flex, il float, eccetera. Ma da una parte Bootstrap e altri framework usano queste tecnologie, perché sono quelle standard, quindi Bootstrap, per esempio, gestisce le colonne con flex, quindi sapere come funziona flex permette di personalizzarlo. E, a differenza di altri framework, Bootstrap permette ancora di sovrascrivere il CSS scrivendo altro CSS. Quindi sovrascrivere il CSS di default, che Bootstrap offre, scrivendo altro CSS. Ci sono framework CSS e JavaScript che invece sono basati sulla configurazione, per cui bisogna aprire un altro file e scrivere della configurazione, in base a quella configurazione che si scrive in un formato specifico, le cose cambiano, ma senza scrivere CSS direttamente. E Bootstrap invece ancora ci permette di scrivere CSS per ottenere lo stile, che nell'ambito di questo corso è una cosa che ci fa comodo e ci è utile, perché così possiamo sperimentare ancora col CSS e non imparare un altro linguaggio ad hoc per un framework per dare lo stile e dare la configurazione. Okay? E questo originariamente è stato sviluppato da Twitter, ma ormai open source ed è anche molto usato, nel senso che molti siti, fin troppo usato, nel senso che molti siti, molte applicazioni si assomigliano tutte a Bootstrap, perché usano
senza troppa personalizzazione quello che Bootstrap mette a disposizione. Ok, questo era giusto per finire queste due slide. Nella prossima lezione, quindi dopo la pausa, proveremo a prendere il nostro esempio e farlo funzionare usando principalmente, eventualmente personalizzandolo, ma usando principalmente i componenti che Bootstrap ci mette a disposizione. Adesso facciamo 20 minuti di pausa e poi riprendiamo.